Giovanna Piccinino, un progetto per raccontare il patrimonio di conoscenze delle generazioni dei capelli d'argento, dei capelli bianchi, medicina umana selezionato dai campioni di innovazione di Confindustria. Sì, medicina umana, salvare la memoria, è un progetto ormai partito nel 2015 dove abbiamo raccolto testimonianze, storie degli anziani del nostro territorio. È molto importante perché ci siamo resi conto che proprio l'anziano veniva tagliato fuori dai nuovi media, dal mondo digitale, non aveva più voce. E attraverso i loro racconti ci siamo resi conto di quanto è importante avere una memoria collettiva per tutti noi e soprattutto per le nuove generazioni. Un patrimonio di testimonianze che possono fungere anche da monito per le giovani generazioni. Sì, assolutamente, perché proprio attraverso i loro racconti possiamo apprendere tutti un modo di vivere che non c'è più, testimonianze storiche che, data l'età dei partecipanti del nostro progetto, tra pochi anni perderemo, e avere sempre a portata di mano anche una testimonianza video e non solo cartacea o audio della nostra storia, ma anche di usanze, ma soprattutto anche di mestieri che stiamo perdendo. Un patrimonio che è stato ricercato non solo nei grandi centri urbani, ma anche nelle piccole realtà che forse avevano un contatto anche più diretto con le vere tradizioni del luogo. Sì, infatti il nostro progetto, in sinergia con dei comuni come Tollo, Fossa Cesia, Francavilla e Spoltore, quindi dei centri, dei comuni abruzzesi, dove anche, come aveva detto giustamente il sindaco Radica di Tollo, mancava un vero e proprio archivio storico anche della Seconda Guerra Mondiale. E quindi un progetto in sinergia con i comuni, ma anche con associazioni datoriali di categoria o anche enti privati.